Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Iniziate subito a supportare il video con un mi piace ed iscrivendovi al mio canale e quindi partiamo! Notizia per tutti i possessori di Call of Duty Black Ops 3 per piattaforma PC. Infatti a breve saranno in arrivo per tutti i videogiocatori del titolo i mod tools in versione alfa chiusa. Adesso vi vado a spiegare tutto quanto. La notizia arriva direttamente dall'account Twitter del direttore dello studio di sviluppo della Treyarch, che ne annuncia l'arrivo a breve. Infatti dichiara: Mod Tools Closed Alpha è proprio dietro l'angolo. Gli ultimi Mod Tools rilasciati ufficialmente dalla Treyarch risalgono ormai ad 8 anni fa. Infatti eravamo ormai nel lontano 2008 con il titolo Call of Duty World at War, quindi guerra mondiale. Per chi non conoscesse che cosa fossero i mod tools, sono i veri e propri editor di mappe. Quindi praticamente a breve saranno rilasciati questi editor di mappe, questi mod tools in versione alfa chiusa per i possessori di Call of Duty Black Ops 3 su piattaforma PC. Al momento ancora non si parla di console. Questo editor di mappe ci permetterà di creare tanti nuovi contenuti per lo sparatutto in prima persona di casa Treyarch. Ovviamente non appena avrò nuove notizie vi spiegherò come è possibile accedere a questa alfa chiusa, quindi se praticamente ci sono una registrazione, un'estrazione e quant'altro, vi spiegherò tutto quanto non appena avrò notizie in merito, ma intanto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo editor di mappe che ci permetterà di creare tanti nuovi contenuti per Call of Duty Black Ops 3 al momento su piattaforma PC. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.